Sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Essere uomini, partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io. Passate da via Broletto, al numero 34, toglietemi il cappello e parlate sottovoce. Al primo piano dorme l'amor mio, è tanto bella la bimba mia, e giura sempre d'amarmi tanto, ma quando io la bacio, lei ride e parla d'altro, o mangia noccioline. Troppe volte mi lascia solo e torna quando le pare e poi mi parla appena, non dice dove è andata,
tante volte penso di lasciarla. Io vorrei ma non posso andare, e la mia croce è la mia miseria, ma è tutta la mia vita, per me è tutto il mondo, è tutto quel che ho. Passate da via Broletto al numero 34, potete anche gridare, far quello che vi pare, l'amore mio non si sveglierà, ora dorme sul suo bel viso, c'è l'ombra di un sorriso, ma proprio sotto il cuore c'è un forellino rosso, rosso come un fiore. Sono stato io, mi perdoni Dio, ma sono un gentiluomo e a nessuno dirò il perché, a nessuno dirò il perché. Anch'io ai ringraziamenti che ha fatto poco fa il presidente dell'associazione Materia Grigia che organizza questa serata, saluterò poi le autorità, tutti coloro che hanno consentito questo. Il mio ringraziamento per ora va a voi che così numerosi, così importante la vostra presenza questa sera, e mi imbarazza anche un po' perché cantare in casa mia mi provoca sempre paura e mal di gola. Ora speriamo di non demeritare, di essere all'altezza della situazione, anche fidando su musicisti di questa levatura. Ho iniziato con l'Arca di Noè, una canzone profetica e forse anche apocalittica, perché in qualche modo a volte si è fatta un'idea di questa canzone, no? Un po' filastrocca. In realtà l'Arca di Noè è una canzone drammatica, nella quale Endrigo, con una lungimiranza eccezionale, è riuscito a prevedere i tempi futuri, il cavallo di latta che distrugge il cavaliere, l'avvento delle macchine, del computer, che in qualche modo però cancella quell'umanità e che fatica a essere uomini, è proprio inteso in questo senso. Dopodiché la vita partirà, non sappiamo esattamente dove arriverà, e forse sarà come iniziare un po' da capo, come proprio l'Arca di Noè, una piccola comunità che poi si allarga, si ingrandisce dopo che la luna è piena di bandiere senza vento e dopo che la casa è vuota e non aspetta più nessuno. Il pezzo che andiamo a fare adesso si intitola 1947, Endrigo, che per molti appartiene alla scuola genovese dei cantatori, in realtà però lui nasce a Pola e quindi è un profugo istriano, e pensando a quella esperienza lui ha composto proprio questa canzone 1947, una canzone che poi in fondo ci tocca, non solo per l'attualità di questo tema, ma anche perché vicino a noi c'è Fertilia, che è stata proprio popolata in fondo da coloro che hanno fatto quell'esodo, e quindi anche un omaggio alla nostra comunità, e ho pensato proprio di mettere in scaletta questo pezzo 1947. Thank you.
da quella volta non t'ho rivista più. Strada fiorita della mia città, ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te. Strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Tardi per ritornare ormai, nessuno più mi riconoscerà. La sera è un sogno che non si avvera mai, essere un altro e invece sono io. Da quella volta non ti ho trovato più. Strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Teresa, quando ti ho dato quella rosa, rosa rossa, mi hai detto, prima di te io non ho amato mai. Teresa, quando ti ho dato il primo bacio sulla bocca, mi hai detto, adesso cosa penserai di me? Teresa, non sono mica nato ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so, ma Teresa, di te non penso proprio niente, proprio niente. Mi basta restare un poco accanto a te, a te. Amare
sai tu non sa nessuna, non devo perdonarti niente, mi basta quello che mi dai. Veniamo al prossimo brano. Nel 1966 Endrigo fa la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Ero, diciamo che abbiamo iniziato assieme, io iniziavo la prima elementare e lui debuttava a Sanremo. Abbiamo debuttato tutte e due in maniera diversa. Bambino, ancora bambino, decisamente ero proprio piccolo, eppure ricordo quella famosa partecipazione. E poi avrà fatto altro, lui farà tante partecipazioni, arriverà anche a vincere un Festival di Sanremo quale primo cantautore proprio in senso moderno che vince Sanremo. Endrigo certamente è uno di quei cantautori che ha nobilitato con la sua presenza questa manifestazione. È molto bello questo pezzo, era il pezzo col quale lui ha debuttato praticamente a Sanremo. Eseguiamolo pure, grazie. Adesso che tu vai lontano,
la gente e strade sconosciute. Non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà, sarò con te ove sei. Una ragazza che vende rose all'angolo di un incrocio regolato da un semaforo, per l'autore diventa così il pretesto per ricordare il valore di una banconota di 1000 lire. E attraverso questa, attraverso la sua svalutazione, immergersi nei ricordi in cui la vita personale si incrocia proprio con la storia in fondo di questo paese. Ragazzina che mi salti addosso, in agguato al semaforo rosso, per 1000 lire mi offri due rose, fazzoletti di carta e 1000 cose. E io distratto e stanco di guidare, senza volere mi metto a ricordare 1000 lire del tempo che fu, molto prima che nascevi tu. 1000 lire di una volta, la prima volta che le ho viste tutte intere, ho capito che la vita era una svolta, che mi aprivano tutte le frontiere. 1000 lire avventuriere, 1000 lire colorate rosso paglia, 1000 lire grandi come una tovaglia, un lenzuolo da piegarsi in otto, una coperta per star caldi sopra e sotto. 1000 lire, un terno all'otto, e volare felice in aeroplano con la tua squadra, andare su a Milano in tribuna come un pascià, e la Triestina militava in Serie A. 1000 lire, almeno 1000 lire al mese, era un sogno, il sogno piccolo borghese, ma per chi ha sempre avuto il culo sul velluto, era uno scherzo bruciarlo in un minuto. 1000 lire ti saluto. Ragazzina, il ricordo si perde nella bagarre del semaforo verde, per 1000 lire ti compro le rose, 1000 lire di carta pidocchiose, 1000 lire e sei già in bolletta, compri il giornale e qualche sigaretta. 1000 lire e poi che ci fai? Oggi al cinema manco ci vai. 1000 lire ti compravi anche la luna,
belle donne, velociferi a motore, ma non la gloria, gli amici e la fortuna. Non ci compri con la borsa il primo amore, mille lire traditore. Mille lire che bellezza, ma si doveva cantare giovinezza. A dire il vero, io ero appena nato, però mi basta quel che m'hanno raccontato. Mille lire, sei fregato. Veramente un piccolo gioiello, espressione non mia, è Franco Battiato, che considera questa una delle canzoni più delicate e più intense della canzone d'autore italiana, e tutte le volte che l'ha cantata l'ha sempre definita proprio un gioiello. Benissimo, aria di neve. Allora, succede che a un certo punto della sua carriera, non sappiamo esattamente perché, forse perché aveva una figlia piccola, forse l'incontro con un grande della letteratura per bambini, forse il più grande di tutti in Italia, Gianni Rodari,
Endrigo decide, dopo tutti questi successi, di scrivere pezzi per bambini, di scrivere proprio delle filastrocche per bambini. Quindi saltare da questo genere a un altro, quello della filastrocca, facendolo appunto con autori di grandissima levatura, Gianni Rodari e ad esempio grandissimo Vinicius de Moraes, quindi il mito della musica brasiliana. Naturalmente è chiaro che nel momento in cui si trattava di cantare per pezzi per bambini, era brutto che io lo facessi da solo. Qui devo fare anche una piccola premessa. Io ho sempre separato la mia vita di insegnante da quella di cantante. Sono stati due mondi paralleli che non si sono mai incontrati. Ci ho anche tenuto, devo dire, a tenere distinte queste due mie attività, quella dell'insegnante e quella del cantante. È stata proprio una mia scelta voluta, decisa. Sì, è vero, poi ho avuto modo di collaborare con i miei alunni o di avere i miei alunni a collaborare con me, ma i miei ex alunni, due ad esempio, sono anche stasera qui. Naturalmente parliamo di ex alunni, non sono proprio bambini questi. Insegno da 32 anni, tra poco sono 33, non ho mai incontrato sul palco, almeno in un mio concerto, i miei alunni. E siccome nella mia scuola io ho la fortuna di avere una sezione che è proprio ad indirizzo musicale, così mi è venuta l'idea di cercarmi il coro di bambini, di cercarmelo in casa. Allora sono andato dai miei colleghi che insegnano in quella sezione, sono i professori di strumento, che quindi insegnano strumento musicale in quella sezione, ho detto: potreste per cortesia darmi una mano a preparare il coro dei bambini? Cioè, e loro per fortuna mi hanno detto di sì, se no vi beccavate me da solo qui stasera che cantavo i pezzi per bambini. E allora a questo punto, visto che i bambini li abbiamo, benché loro sono bambine e si offendono se dico bambine, inviterei a prendere posto sul palco, nel frattempo l'ultimo assistente ha preparato lo spazio, le bambine della prima B della scuola media Grazia Deletta di Alghero. Prego, accomodatevi pure in scena. E così il mio debutto con i bambini che adesso si posizionano. Scusate, ho detto bambine, non va bene? No, vabbè, ragazze. Naturalmente una ragazza è la direttrice del coro, che è la professoressa Elisabetta Manca, la quale in effetti è doppiamente collega. È doppiamente collega perché non è solo una mia collega a scuola, ma è anche una cantante. Quindi noi siamo oggi perfettamente, noi ci ritroviamo qua. Allora, diamo inizio. Allora, se l'ensemble è pronto, ci sei Elisabetta, perfetto. Allora, iniziamo con una canzone che voi non conoscete, di sicuro questa non l'avete mai sentita, immagino. Dimmi, Elisabetta, quando posso pure... adesso siamo diretti da lei. Dimmi quando posso attaccare. Ah, non c'è qualcosa ancora? Ah, scusa, dimenticavo, giusto. Siamo, andiamo. Prego, maestro. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. No, scusa, devono attaccare loro. Ma ne siete sicuri? Io ricordavo te. Vabbè. Ma io? Sì! Vabbè. E allora mi tocca. Per fare un tavolo ci vuole il legno,
fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Ho detto, le alunne di prima media, non le mie alunne, ma io qui vedo un'infiltrata. Quella non è in prima media, scusa, eh? Però ci stiamo lavorando. Ah, vabbè, ma è piccolina. È la figlia del percussionista, del grande Paolo Zunda, secolo perché. Eccolo lì. Eccolo lì. Bene, come ti trovi con queste qua? Bene? Bravissima, bella ricomposta. Vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo citato poco fa Vinicius de Moraes, e Vinicius de Moraes ha scritto effettivamente questo pezzo. Probabilmente pensava a un manicomio, era il suo modo per descrivere un manicomio, una casa di pazzi. Vediamo. Però non è chiaro poi questo, vediamo di approfondire meglio questa. Certo, la casa è un po' strana, così come la descrive Vinicius de Moraes. Allora, se attacco io. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via del
dei matti, numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era il tetto. Non si poteva far la pipì perché non c'era quasi nulla. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Ok, benissimo. Abbiamo fatto la fase. Allora, questa è una storia vera, almeno così come me l'ha raccontata proprio la figlia di Endrigo. Un giorno è arrivato a casa un regalo, una scatola grande, c'era scritto pappagallo sopra e arrivava proprio dal Brasile e non so se l'avesse ordinato lui o gliel'ha regalato qualcuno, qua la figlia non è stata molto precisa su questo, e fatto sta, arriva questa e ne esce e viene fuori questo pappagallo. Pochi giorni dopo capita in casa di Endrigo il grande Vinicius de Moraes, il quale vede questo pappagallo e dice: ma è proprio bello questo pappagallo, è tutto verde con l'occhio giallo. E praticamente ha scritto la canzone, lì l'hanno scritta praticamente assieme dopo questa constatazione. E allora andiamo a cantarcela, il pappagallo. Ma che bello pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo. Che cosa fai? Che cosa vuoi? Parlo, parli, parli, parli. Parlo, 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 parlo. Ma che bello pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo. Ma che bello pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo. Ma che bello pappagallo. Ma che triste pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo. Se sei triste, cosa fai? Canti, canti come un gallo. Canto, 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 canto. Sono un triste pappagallo, sempre solo come un gallo. Sono un triste pappagallo. Canto, 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 sì. Sono come un gallo, sono un triste pappagallo. Pappagallo poverino, ho cent'anni e son bambino. Pappagallo poverino, pappagallo brasiliano, il Brasile è ormai lontano. Tu che libero sei nato, te lo sei dimenticato. Pappagallo brasiliano, forte e ben si chiama pappagallo brasiliano.
Gendrigo con Vinicius de Moraes, il pappagallo. Quindi vedete come poi un regalo diventa così l'occasione per farci su una canzone. Quello ha detto, ma è proprio bello, tutto verde, con l'occhio giallo. E proprio su questa parola, ma sì, ci faccio su la canzone. Ora, questa invece nuovamente di Endrigo è Gianni Rodari. È dedicata a un grande personaggio come Napoleone, che evidentemente Rodari intende smitizzare in qualche modo. Ora, devo fare un attimino la parte del prof. Allora, cari bambini, no, care ragazze, Napoleone Bonaparte nacque ad Ajaccio il 15 agosto del 1769. Lo sapevate? Ve lo dico io. Il 22 ottobre del 1784 lasciò la scuola militare di Brienne con il grado di cadetto. Nel settembre del 1785 fu promosso sottotenente. Sapete cos'è un sottotenente? È uno che ha una stelletta anziché due. Allora, nel 1793 fu promosso generale, nel 1799 promosso primo console, nel 1804 si promosse imperatore e nel 1805 si promosse re d'Italia. Ebbene, chi non ricorderà tutte queste date verrà bocciato. Un imperatore si chiamava Napoleone, e quando non aveva torto di sicuro aveva ragione. Napoleone,
della scuola media Grazia Deledda. Grazie per questa collaborazione. Benissimo, grazie, grazie. Naturalmente ringraziamo le alunne, sì, però in effetti io vorrei ringraziare giustamente i miei colleghi, quindi i professori dell'indirizzo musicale, la professoressa Silvia Saiu, il professor Gabriele Loriga, la professoressa Maria Giovanna Piras e il professor Daniele Piu, unitamente alla professoressa Elisabetta Manca, che ha diretto l'ensemble dei bambini. E naturalmente il ringraziamento va anche alla mia dirigente, la professoressa Cherveddu, che ha subito dato il beneplacito a questa partecipazione, e quindi ringrazio doppiamente. Qui è rimasto un bel cerotto sul mio sgabello, e forse era qualche scherzo di qualcuna, perché allora perché se mi manca questo siamo fregati. Allora andiamo avanti col programma, e come vedete, quindi Endrigo ha dimostrato di essere poliedrico e dir poco, perché scrivere canzoni come quelle che avete ascoltato adesso, quindi delle filastrocche, e poi quest'uomo la capacità, e non è da tutti, di saper scrivere quello che avete ascoltato, e poi ad esempio andare a Sanremo con una canzone come quella che andiamo ad ascoltare adesso. Essere capaci di scrivere per bambini ed essere capaci di scrivere un pezzo come quello di ora. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché. L'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Mi ha detto che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Ora so che cos'è questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontana, e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono
scordati di te, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Lontano dagli occhi. Sanremo 1969, Sergio Endrigo in coppia con Mary Hopkins. Anzi, tra l'altro, non doveva essere neanche Mary Hopkins, dovevano essere gli Aphrodite Childs a cantare questa canzone, con Demis Roussos come cantante solista. E poi i Beatles, Paul McCartney in particolare, doveva lanciare la loro cantante, quella da loro prodotta, Mary Hopkins, nel mercato italiano, e andarono evidentemente a Sanremo, mandarono un dispaccio a Radelli che organizzava il festival, e Radelli, e loro scelsero proprio Lontano dagli occhi come pezzo da far cantare a Mary Hopkins. E quando il buon Radelli disse: ma veramente ci sono gli Aphrodite Child? Figuratevi un po', i Beatles erano Paul McCartney, no, adesso c'è lei. E fu Mary Hopkins, peraltro anche con un grandissimo successo, a cantare questa canzone in coppia con Sergio Endrigo. Andiamo avanti con un prossimo pezzo. Il ricordo di quando si era ragazzi e si andava contro il vento con la prima compagnia, e forse questa prima compagnia, quella greffa di quando si era giovani, diventa nostalgica nel momento in cui forse si fanno i conti con delle realtà meno facili, e forse si scopre anche che a volte ci possono essere persone meno sincere, persone più false, e allora si rimpiange quella compagnia, la prima compagnia, e si rimpiange il tempo di quando si era giovani e spensierati, e sì, si facevano quei normali dispetti che capitano tra ragazzi, ma niente di serio rispetto a quelle maggiori cattiverie e falsità che forse si verificano quando si è già più grandi, più avanti, e la vita te le mette proprio davanti. E allora Endrigo, pensando a questo, scrive proprio una canzone ispirandosi alla sua prima compagnia, alla greffa, diremmo noi, di Alghero, di quando si era giovani e spensierati. La prima compagnia. E poco avuto.
tu non sei certo amica mia, io questa sera bevo alla salute della mia prima compagnia. Voglio parlare dell'amore, proprio di quello che ho pagato in questa vita tanto avara. Si paga tutto, è ben pesato. Amore facile di un'ora, dove non giochi la tua vita. C'è un po' di gioia ma il dolore, chiudi la porta ed è finita. Io sono un uomo e non un santo, a volte mentivo una carezza, a volte era gratuito e non mi vanto, anche io cercavo tenerezza. Si parlava in confidenza di vecchie storie di famiglia, di cose tristi e di violenza, di chi da niente e tutto piglia. Non ho vergogna né rimpianti, non ho domande né risposte, ho perso i giorni e sono tanti, ma li ricordo e tanto basta. La cosa valeva ben la spesa, e la paura e il pentimento. La sera gli altri chiusi in casa, e noi andando contro il vento. Ma quando le incontro per la strada, mi fanno un poco di tristezza, e penso sempre a dove cade il fiore della giovinezza. Se c'è chi tanto ha dato e poco ha avuto, tu non sei certo amica mia, io questa sera canto e la saluto, quella mia prima compagnia. Siamo arrivati fin qui un po' stanchi e affamati di poesia, le mani piene di amore che non vuole andare via. Abbiamo vissuto e fatto figli, piantato alberi e bandiere, scritto mille e più canzoni, forse belle, forse inutili. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. E siamo arrivati fin qui a cantare per chi vuol sentire. Abbiamo vissuto all'ombra di troppe false promesse. Oggi è tempo di pensare, oggi è tempo di
cambiare. Ancora cerchiamo e camminiamo sognando negli occhi di donne e di uomini. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Abbiamo attraversato i deserti dell'anima e mari grigi e calmi della solitudine. Abbiamo scommesso sul futuro, abbiamo vinto e perso con filosofia. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Con questa faccia da naufrago salvato e questo pigro andare da zingaro felice, valigie piene di ricordi, amici persi e ritrovati, qualche rimorso e pentimento, senza rimpianti e nostalgie. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Altre primavere verranno, e non di sole, fogli e fiori, ma una stagione fresca di pensieri nuovi. Altre emozioni verranno. Siamo arrivati fin qui un po' stanchi e affamati di poesia, le mani piene d'amore che non vuole andare via. Abbiamo vissuto e fatto figli, piantato alberi e bandiere, scritto mille più canzoni, forse belle, forse inutili. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. E siamo arrivati fin qui a cantare per chi vuol sentire. Abbiamo vissuto all'ombra di troppe false promesse. Oggi è tempo di pensare, oggi è tempo di cambiare. E ancora cerchiamo e camminiamo sognando negli occhi di donne e uomini. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Abbiamo attraversato i deserti dell'anima, i mari grigi e calmi della solitudine. Abbiamo scommesso sul futuro, abbiamo vinto e perso con filosofia. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. E sono arrivato fin qui con questa faccia da naufrago salvato e questo pigro andare da zingaro felice, valigie piene di ricordi, amici persi e ritrovati, qualche rimorso e pentimento, senza rimpianti e nostalgie. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia.
altre primavere verranno, non di sole, foglie e fiori, ma una stagione fresca di pensieri nuovi. Verranno, te lo prometto, amica mia. Un sentito ringraziamento all'attore Ignazio Chessa, che ha accettato l'invito di leggere questo bellissimo testo, che è veramente un grande capolavoro letterario di Endrigo. E possiamo pure andare avanti. Grazie. Con uno di quegli altri pezzi che hanno segnato la storia, non solo di Endrigo, ma certamente la nostra storia, quella della musica italiana, quella della canzone d'autore italiana. Morricone definisce questo pezzo forse il più bello, assieme a Vedrai di Tenco, quindi anche qui due autori che a me stanno particolarmente cari. Mette questo pezzo assieme a quello di Tenco al vertice della storia della canzone d'autore del nostro paese. Prego. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo, io ho avuto solo te. Non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta gioventù. Mille cose e
strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Questo incontro volge piano piano al termine, quindi prima dell'ultimo pezzo in scaletta i saluti ma si fanno i ringraziamenti, ma anzitutto la riuscita di un concerto devo dire anche impegnativo, certamente più di quello che io pensavo all'inizio. Bene, un concerto riesce solo quando con te ci sono sul palco dei compagni di viaggio di inestimabile valore, e se non sei accompagnato da degli strumentisti non bravi ma molto di più, allora il concerto può avere delle difficoltà. Ecco, devo confidare che una delle tranquillità che io avevo era proprio quello di avere su questo palcoscenico dei musicisti eccellenti, perché uniamo una generazione che a me la parola vecchio non piace, una generazione che certamente vede anche me, ma non di meno vede delle persone di primo piano nel panorama musicale della Sardegna e non solo. Quando io nomino un personaggio come il maestro Marcello Pighini, che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta un vanto per la musica di Alghero nel mondo, perché il mondo lo gira veramente tutto. E così abbiamo anche l'onore di avere quel percussionista che ha accompagnato tutti i più grandi nomi della Sardegna, non certamente soltanto me, Paolo Zuddas. Non puoi che essere tranquillo. E accanto a questi pilastri, unire gli astri nascenti, che di fatto sono già nati perché hanno le loro grandi esperienze, sono tra il meglio che noi abbiamo qui nel campo proprio dei giovani strumentisti. Erano delle promesse, adesso iniziano ad essere già qualcosa in più di una promessa. Abbiamo il chitarrista, eccolo qui, Francesco Sanna, che ha duettato col maestro Pighin e suonando la chitarra elettrica. Abbiamo il piacere, e qui entriamo nel campo degli ex alunni, di avere uno dei leader del basso elettrico ad Alghero tra i giovani, Gianluca Porcu. E quindi un pianista che non so come fa, di mese in mese è sempre più bravo. Io ho cantato Tenco con lui quest'estate ed era bravissimo, ora è ancora più bravo, Riccardo Pinna. Ma non basta, perché se tutto funziona in scena, un palcoscenico che ha avuto dei cambi di scena con interventi in diretta sul palcoscenico, non solo al telefono, ma 12 o 13 bambine che hanno
invaso questo palcoscenico, e allora ci vuole una collaborazione che deve essere impagabile, perché tutto funzioni al meglio. E allora, un ringraziamento a quello che ormai è il mio fonico di fiducia, perché senza di lui non mi muovo, un grazie ad Attilio Lombardo e al suo impareggiabile staff. Ma non basta, io quando sono entrato qui sono rimasto un po' basito, ho visto queste scene qui alle mie spalle, questo lavoro bellissimo. E è vero che ormai lui è affermato, addirittura arriva da Roma, dove ha allestito proprio la Basilica di San Pietro per la messa di Natale del Papa, quindi non è certo uno sprovveduto. Ma qui non è San Pietro, qui è uno spazio molto più piccolo, ma Guido Beltrami riesce a allestire anche questo. È un onore per me questa collaborazione. Sono persone che mi onorano della loro fiducia e della loro collaborazione, che io spero di non demeritare. E su queste bellissime scenografie, quello che è il mago delle luci qui, non solo qui, certamente tutta la stagione lirica di Sassari, è molto molto di più, e questo mago delle luci si chiama Toni Grandi. Un ringraziamento a Materia Grigia e Antonello Lullia, che con grande pazienza mi supporta ormai da anni. Abbiamo iniziato con Luigi Tenco e abbiamo continuato con tutti gli altri concerti. E Lullia è il motore di questa situazione, è quello che ha dovuto seguire tutto, perché non avete idea cosa è organizzare un concerto come questo. Dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista giuridico, è veramente un impegno, e grazie a Materia Grigia e ad Antonello Lullia che questo impegno se lo assumono e lo portano avanti con grande professionalità, come alla mia carissima amica Maria Vittoria Conconi, che ha nobilitato questo concerto con quella bellissima locandina che avete visto soprattutto su internet, ha avuto un grande riscontro. Ma cosa avremmo potuto fare noi senza il Comune di Alghero? Senza il Comune di Alghero, che ha creduto, come ha detto Lullia, che ha creduto in me, che ha creduto in questo concerto. E allora non posso non ringraziare il Comune di Alghero, l'assessore alla cultura che è qui presente, Gabriella Esposito, che mi ha anche lei supportato e forse sopportato qualche volta. Sentito ringraziamento alla Fondazione Alghero, che trovo sempre più organizzata e più più incisiva anche rispetto agli anni passati. Quindi un ringraziamento alla Fondazione Alghero nella persona del presidente Massimo Cadeddu e del direttore Paolo Sirena. Un ringraziamento a Titti Sisto, che ci garantisce la sicurezza di questo locale, e a tutto lo staff del Teatro Civico di Alghero. Ma il ringraziamento migliore a voi, che ancora una volta così tanti mi avete onorato e gratificato con la vostra presenza, che, come ho detto prima, spero di non demeritare. Ho detto, è sempre una paura cantare a casa mia, e questa è la mia gente, qui ci sono le mie strade, qui sono nato, qui sono cresciuto. Qui c'è tanta storia in questa città, della mia famiglia, dei miei genitori. Quindi cantare qui, è vero, io mi sento a casa. Ma cantare a casa propria vi posso garantire che è più difficile e più impegnativo che cantare da altre parti. E infatti c'è l'emozione, mi becco sempre i raffreddori quando canto proprio qui, ad Alghero, per la paura, le debolezze, le difese si indeboliscono. Grazie ancora. E allora andiamo con l'ultimo pezzo in scaletta. Ho detto prima che Endrigo è il primo cantautore inteso in senso moderno a vincere il Festival di Sanremo, e lo vince con questa bellissima canzone che adesso andiamo ad eseguire e sulla quale si chiude, diciamo, la scaletta vera e propria. Poi ci sarà un piccolo bis dopo, quindi il maestro Peghin può pure dare inizio.
la festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore è l'invidia di chi è solo ed al mio orgoglio la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato. Voglio bene, per questo canto e canto te. È stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. Thank you.
Allora, grazie. Su internet dilaga una persona che non so chi è e non sappiamo chi è. Fa delle vignette che sono come degli straliti. E questa persona mi ha scritto, mi ha detto: senta, ma lei lo fa questo determinato pezzo? E ovviamente non è in programma, signora. E no, guardi, lo deve fare. Allora, siccome io ho paura di una vignetta contro e non voglio subire gli strali di questa madama che probabilmente è qui e non sappiamo chi è, e bisogna per forza fare questo pezzo, e allora io pregherei, signori musicisti, per così, se no finiamo nel mirino e non è proprio bello, insomma. E allora, signora, lei è qua, io le dedico questa canzone assieme a tutto il pubblico e la eseguiamo. Così. Siete pronti? Questa è un bis, proprio diremo a gentile richiesta, come si usa dire. Non hai saputo tenerti niente, neanche un sorriso sincero. Gli avevi il mondo intero nelle tue mani. Tutto è perduto, anche l'amore buttato via dalle tue mani. Mani bucate. Non hai saputo tenerti niente, neanche un amico sincero. Avevi tanto e hai sempre dato tutto a nessuno. Tutto è perduto, anche il mio cuore buttato via dalle tue mani. Mani bucate. Ora lo sai, nessuno torna indietro ed io non sono più io. È inutile che pensi a me, adesso piangi, adesso chiedi un po' d'amore sincero, un po' d'amore per il tuo cuore solo e malato. Non c'è nessuno che ti dia un fiore, né una mano per le tue mani, mani bucate. Adesso chiedi un po' d'amore sincero, un po' d'amore per il tuo cuore solo e malato. Non c'è nessuno che ti dia un fiore, né una mano per le tue mani, mani bucate. Non c'è nessuno che ti dia un fiore, mano per le tue mani, mani bucate. Grazie signore e signori. Prego, invito non solo i signori musicisti ad alzarsi in piedi, ma a venire fuori possibilmente anche le persone che hanno collaborato. Vorrei Ignazio Chessa sul palco. Non mi dite che si sono rifugiati da qualche parte.
Ignazio Pessa, ma vorrei anche la professoressa nonché maestra del coro Elisabetta Manca. Elisabetta, ci sei, eccola, grazie. E se mi permettete io, ci sono ancora i bambini? Allora facciamo rientrare i bambini per dare i le ragazze, le ragazze in scena della scuola media Grazia Deledda di Alghero. Prego, eccole qua, anche la piccolina in arrivo, eccoci. Grazie signore e signori, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie soprattutto a voi che mi avete degnato, ci avete degnato di questa attenzione. Ancora, buonanotte a tutti. Noi ci vediamo, non ho lezione lunedì, mercoledì. Benissimo, grazie ancora a tutti. Signore e signori, buonasera, buonanotte, grazie.